Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Marco Papa. Grazie, ciao Riccardo, grazie di essere venuto. Grazie a te di avermi invitato. Come ti è venuto in mente innanzitutto? Così, ne parliamo dopo. Va bene, parliamone dopo. Sigla. Ben arrivato Marco. Grazie, come stai? Sto come una sposa, poi dentro questo studio. È sempre un piacere comunque fare un'intervista con te. Io ti ringrazio, guarda, io sono veramente contento, anche perché ti ho inseguito un po', alla fine sì. Sono riuscito a... Ci siamo beccati in una situazione impossibile, allo stadio Adriatico. Vabbè. Però ci siamo beccati, sì, però adesso sì. Non ti mollo più. No, sono qua, io non mi muovo. Senti, devo dirti che da quando sono in Abruzzo tu mi hai fatto fare le risate più grasse che io mi ricordo. Al punto tale che avevo qualcuno vicino e mi diceva basta, ti prego, basta, perché stavo malissimo. Questa idea, da dove è partita? Ma questa idea, l'idea di doppiare i film, certo. Parli di questo. Allora, l'idea di doppiare i film è Non lo dico perché è talmente scontata presentandoti che sì, chi non ti conosce su questo? Sì, ma molti non sanno che io, oltre magari il doppiaggio dei film, sono anche una persona seria. Nel senso, cioè, faccio cose anche serie. Dice, guarda, quello fa soltanto il cazzone. Invece non è così. No, non è vero. L'idea di doppiare i film è arrivata nel 1980-81. Del doppiaggio, non dei film, ma del doppiaggio, perché io comincio con la pubblicità, con le pubblicità, quelle che passavano sul Rai 1 e sulle varie televisioni locali. Ho cominciato a prendere dei pezzettini, ma per ridere, così. La prima che mi ricordo fu quella di San Bitter, che doppiai poi con Vincenzo, perché io e Vincenzo Olivieri doppiavamo le pubblicità insieme. Dopodiché questa cosa qui da lui è stata tralasciata perché non gli piaceva. Non gli piace, cioè non era nelle sue corde. E ecco, infatti abbiamo visto un pezzo in questo momento, non era più nelle sue corde. E io ho continuato ampliando di più il raggio d'azione, cioè passando dalle pubblicità, passando, non lasciando la pubblicità, ma andando anche sul film. E il primo film, perché prima ti ho detto una cosa inesatta, il primo pezzo di film, esattamente 15 minuti di film, io li ho doppiati, Codice d'Onore. Codice d'Onore è stata una cosa fantastica, bellissima. Non si è vista in giro? No, è anche su YouTube, tra l'altro, è anche su YouTube. Codice d'Onore è incompreso nel secondo DVD che è uscito, che sono I Colossi di Marco Papa, dove c'è un pezzo di 300, un pezzo di Odissea, un pezzo di, ecco, Codice d'Onore che stiamo vedendo adesso, e un pezzo di Mission Impossible. Sono tutti pezzi da 15 minuti l'uno. Però sì. I film sono interi, Sì. Sono completamente finiti. La cosa che mi ha sconvolto prima parlando con te, sì. Diciamo dietro le quinte o a microfoni spenti, che tu sei l'unica voce di tutto. Sì, molti non lo sanno. Non magari, lo sa nessuno. Ma nessuno ci crede. Si stupiscono. Ma purtroppo, ma non perché io voglia essere lo posso dirti, l'unica persona che fa queste cose, il Deus Ex Machina, ma non ho possibilità di avere delle persone che vengono a doppiare, perché il mio lavoro non si svolge dentro una sala dove io doppio, ma si svolge in casa mia, nel mio studio. Io ho un soppalco dove ho il mio studio e dove doppio, ma i pezzi vengono, magari se mi viene in mente di fare una scena, anche alle 3 di notte mi alzo e la vado a fare, mi alzo dal letto chiaramente, che dormo alle 3 di notte e la vado a fare, è successo tante volte. Ti viene in mente quella battuta lì, prima di dimenticare, io poi uso i fogliettini, mi scrivo sempre le idee perché altrimenti poi mi sfuggono,
Ma ci sono state delle volte in cui io mi sono alzato, ho acceso tutto e ho registrato il pezzo che mi interessava, perché lo ritenevo valido. Comunque è un'idea geniale questa. Vabbè, ma no. Guarda che la rete è piena di immondizia. Perché sì, ma tu sei stato uno dei primi, perché... Sì, io sono stato uno dei primi, ma io, più che il fatto di essere uno dei primi, sono stato uno dei primi che ha doppiato le cose con intelligenza. Ti uso questo termine, certo. non, perché poi uno guardando sente la parolaccia, la forza di dover ridere, cioè la voglia di dover ridere per forza, non è così. Il film... Dietro al doppiaggio di un film non è premere il play e vedere, certo, il film. Dietro c'è veramente uno studio, perché io per esempio per Troy, oltre che studiare l'Iliade, io sono un appassionato dell'Iliade, oltre che studiare l'Iliade, per 11 volte l'ho letta. Ma che mi entrava in testa, no, perché mi piaceva, perché mi appassionava. Poi quando uscì il film Troy, è stato mi ha fulminato, ha detto no, questa bisogna doppiare. Uscito il film Troy, con tutto quello che ho letto, che ho studiato, che devo doppiarla. Vedendo il film Troy, americanizzato da morire, non era esattamente l'Iliade, ma gli autori hanno voluto cambiare tante cose. Io ho rimesso l'Iliade nei giusti binari, cioè Achille non muore nell'Iliade, certo. Achille muore al di fuori dell'Iliade. Loro, per spettacolarizzare un po' di più il film, hanno fatto morire Achille nell'Iliade, ma nel mio non muore, nel mio è quindi lui tu, che, certo. dice, che da sotto dice, ma che dei pazzi, che fa uno scherzo, no? Parla con questa voce, che te fa? Io devo dirti che la genialità l'ho proprio colta in questa cosa, perché uso questo termine geniale, perché ti ripeto, ma anche sulle battute, cioè... Ma io sono comico, per cui nel il discorso della battuta me la porge direttamente il dialogo vero e proprio del film. Perché io non mi sono discostato tanto dal dialogo originale, io non ho fatto altro con Troy che abruzzesizzare quello che si dicono. Poi è chiaro che qualcosa la cambi per metterci dentro la battuta, poi lì le espressioni degli attori, sì, li danno. Come tanto. Li chiami, belli capelli. Camille Billy Capille è 300 e mezzo, sì. Ma perché c'ha i capelli proprio, c'ha i capelli lunghi. Però cogliere questa cosa non è facile, perché... Ma ci fai caso, Achille, Camille Billy Capille, tutti Achille, chi ha Achille. No, questo è stato un caso, perché poi a me i film storici riescono molto molto bene. Infatti, perché sono un appassionato di storia. Sia Troy che 300 e mezzo, che Odissea, che io ho iniziato, è uno di quei film iniziati, perché io ne inizio veramente tanti, e non finiti. Perché per esempio di Odissea io ho doppiato mezz'ora davanti a un film che ne dura due ore e mezza, ed è difficilissimo andare avanti, perché io un film più di un'ora non lo faccio durare. Sì. Perché altrimenti la gente poi si annoia. Sì, ma infatti secondo me il format di un'ora è questo, perché... Non si può comunque mettere un film Odissea, non la si può ridurre un'ora, è impossibile. Che cos'è il programma adesso? Adesso, dopo l'ultimo film, che è Titanic, che è del 2013 o 2002-2003, non mi ricordo, non mi sono fermato, io faccio sempre uno stop, perché poi dal 2005 io non mi sono mai fermato, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ho fatto sempre, ogni anno ho fatto uscire un film. Sto lavorando intorno a Rambo, però non è Rambo 1, Rambo 2, è la commistione di tutti e quattro i Rambo. Sono quattro Rambo, sono cinque i Rocky. Sei Rocky? Sì, con l'ultimo, non Creed. Io parlo di Rocky, Rocky sono cinque. Ah, Rocky sono cinque? Rocky sono cinque. E il sesto? Sarebbe Creed, sì. Il figlio di Apollo Creed, che adesso uscirà il secondo, Creed 2, che adesso finisce la saga di Rocky, inizia quella di Creed. Cioè, beh, certo. Chiaro. Un po' come Star Wars. Cioè. Esatto, bravo. E Rocky, Rambo che sto doppiando io, è la commistione di tutti e
4 i Rambo e di tutti e 5 i Rocky, sono messi insieme. È molto difficile perché poi montaggio, voci, eccetera, eccetera, sono tutte addosso a me. La scelta della voce non è difficile perché vedo il personaggio. Ti viene spontaneo. Sì, sì. Il montaggio è difficile perché il montaggio, siccome poi non sai mai dove vai a parare, perché magari doppi un pezzo, certo, ma ti manca un anello per legare la scena che hai doppiato prima, perché io faccio scene da 3 minuti, 4 minuti l'una, poi le metto insieme. E quindi devi andare a prendere un pezzo da un'altra parte per poterlo mettere. Quindi è proprio un lavoro. Sì, è un lavoro che dura un anno. Un anno di lavoro per doppiare un film da un minuto, da un'ora. Perché io sono anche micragnoso, sono proprio uno che sta là proprio. Preciso. Però bisogna dire anche la verità che l'espressione è quella. Sì, sì, su quello riesco. Cioè, a... non... Sì. Ma perché? Perché avendo fatto teatro, avendo fatto cioè, essendo un comico, bene o male riesci a dare la voce all'espressione che vedi. Perché fare il doppiatore non è facile. No, assolutamente no. Secondo me è una delle tanto cose più difficili. Tanto di cappello ai grandi doppiatori. A Roberto Pedicini, a Cristian Ianzante, che sono abruzzesi, e a tutti gli altri doppiatori italiani che sono dei mostri. Lo storico Amendola, Pino Locchi, cioè che sono dei mostri sacri, che fanno un lavoro che a me piace tantissimo. Forse proprio per questo motivo avrei voluto fare il doppiatore, non sono riuscito a fare il doppiatore. Beh, però l'intero lo fai, però, cioè lo fai perché. Sì, ma perché poi faccio i documentari, faccio le cose serie, faccio le pubblicità serie. Le mie pubblicità sono andate sul Rai 1, sul Rai 2, sul Radio Dimensione Suono. Ho fatto tante. Tu hai fatto radio? Sì, per 20 anni. Insieme a Vincenzo Olivieri. Facendo un programma. È la fine del mondo. Io lo so, ma cerco di fartelo, sì, dire, sì, no, dillo tu perché. Sì, ha avuto un successo molto molto grande qui in Abruzzo. È stato un programma che tutti si ricordano. Sì, perché era uno dei, cioè forse era l'unico programma comico, di intrattenimento comico, perché poi alla fine non era comico che la gente ascoltava con grande simpatia, perché noi non preparavamo niente. Ma siete che Vincenzo, siete persone. Sì, che, molto molto, cioè, spontanee. La battuta diviene spontanea. Sì, sì. Non... Ma poi c'era una grande intesa, per cui siccome non so, il personaggio che era Carmelo Fiordibene, il dottore, entrava in studio, tra virgolette era sempre lui, gli dicevo un argomento, qualsiasi argomento, e poi lì le battute venivano. Sinceramente io non so come abbiamo fatto. Però un programma che è durato tanti anni, sì, che tutti ricordano, uno dei, sì, forse il programma radiofonico più seguito, sì, che è stato in Abruzzo. Sì, perché non c'era nulla di simile. La radio allora era anche diversa, sì, da quella, sì, di adesso, sì. era più radio. Adesso, sì, vabbè, c'è stato lo zoo che ha cambiato un po'. Sì. Dallo Zoo di 105 in poi sono nati tutti quanti i vari programmi come Ciao Belli, come, sì, altri, sulle varie radio. Lo Zoo, diciamo che, sì, io ho avuto, sì, qui come ospite Ivo Avido, sì, che mi ha raccontato un po' dello Zoo. E lo Zoo è una cosa che ha cambiato, sì, secondo me, il modo di fare radio. Sì, sì, magari anche con quella volgarità che comunque in quel programma ci sta. Allora, tu considera che in radio prima non si poteva. Assolutamente, perché io ho cominciato nel 1980 e parolacce non se ne potevano dire, cioè non si è mai. Adesso invece su DJ, su 105, le senti come... Ma perché la parolaccia comunque fa audience, fa comico, fa un po'... No, allora non è questo, non è il fatto che faccia comico, perché se senti anche Linus e Nicola Savino la mattina su DJ, la parolaccia c'è, ma è uno slang normale, ormai, certo, è entrata a far parte della vita quotidiana. Inutile che uno dica, oh, ho detto una parolaccia, basta volare sulle parolacce, perché tanto i bambini, se non le sentono in televisione, le sentono a casa, se non le sentono a casa, le sentono in televisione. Poi, secondo me, il bambino ripete la parolaccia. Ti scorgi 100 parole, la parolaccia, il bambino la ripete. Marco, sì, in questo format abbiamo il piacere di avere un cantante che sceglie una canzone. Sì. Caro Andrea, oggi abbiamo un personaggio illustre, che canzone hai preparato? Buonasera Riccardo, buonasera Marco. E allora, ho pensato, visto che il nostro Marco doppia la storia, io ho pensato di cantare una canzone che ha fatto la storia. Un brano di Don Bachi che si chiama L'immensità, e ve la dedico con tutto il cuore. Buon ascolto. Grazie. Grazie.
son sicuro che per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno io saprò di essere un piccolo pensiero nella più grande immensità di quel cielo. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. So, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Nell'immensità. Rientriamo in studio, caro Marco, dopo aver sentito Andrea. Sì. Questo ragazzo lo vogliamo portare a Sanremo. Questo ragazzo deve andare a Sanremo. Deve, cioè, bisogna che voglia un produttore buono, sì, per lanciarlo. È quello il problema. È quello il problema. Ma alla fine c'è un problema di soldi, non di voce. No, no, alla fine c'è un problema che se rimane qua non fa nulla. Ma deve venire qua per forza, deve fare la puntata con me. Vabbè, allora sì. Allora deve rimanere qua per forza. Poi dopo può andare via. Marco, sì, mi hai portato questo, sì, e ti ringrazio, sì, che lo facciamo vedere. Sì. Che questo è I Colossi di Marco Papa. Sì. No, non è Colossi di Marco Papa, questo è della collana dei Colossi, ma è 300 e mezzo. Siccome molti me l'hanno chiesto. Dimmi come si fa. Allora, per avere il DVD basta mandare chiaramente si vende, basta mandare un'email a marcopapamail@gmail.com. Fantastico. E poi io vi mando, o la produzione vi manda tutte le indicazioni per poterlo acquistare. Io ho questa fortuna di averlo senza mail. Non lo duplicare. Presentatore. Non lo duplicare. No, non lo tiro mai. Una testata. No. Tiro. Ecco, appunto. Hai già cercato di tirarmela quando abbiamo giocato a pallone. Ecco, bravo. Senti, sì, parliamo invece di te. Sì. Come uomo. Come uomo. Come uomo. Sei uomo. No? Sì. Io sono uomo, uomo. Sì. 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 Sono uomo. Che vuoi sapere? Sei un pubblicitario. Sì, io sono un pubblicitario, fondamentalmente sono un pubblicitario. Ho fatto anche cose serie, come ho già detto. La pubblicità è sempre stata il mio amore, perché ho sempre creato pubblicità. E proprio per questo, siccome facevo pubblicità. Qual è la pubblicità che ti è più piaciuta? Le pubblicità dall'epoca del Carosello. Beh,
Le pubblicità della Barilla. Delle Barilla, quella della però Barilla. Un po' smielato. Barilla. Sì, ma prima ancora che ci fossero i gatti, i vari gattini che, o le varie cinesine che arrivavano dall'aeroporto, prima ancora la Barilla, quando c'era Falcao, faceva pubblicità della Barilla, qui parlo del 1970. Io ricordo tutto. 76. Già allora la Armando Testa, che era l'agenzia della Barilla, se non vado errato, magari sì, faceva. Sì. Faceva delle pubblicità, ecco, stupende, e io rimanevo estasiato. Non ti nascondo che uno dei primi colloqui di lavoro che ho fatto sono state perché io volevo entrare in un'agenzia di pubblicità, quindi sono sparato il colloquio d'Armando Testa, la Joe Walter Thompson, la McCann, tutte. E non mi hanno preso. Niente. Zero. Porca miseria. Porca. Però li ho fatti tutti quei colloqui. Poi alla fine li devi fare. Non avevo l'area di pubblicitario, però li ho fatti tutti. Avrei dovuto fare anch'io la stessa cosa, però... Allora non c'era questo fatto di mettersi il tutto sulle spalle e dire adesso vado a Milano, adesso a Roma, non c'avevamo questa cosa qui. Più che altro Milano però pubblicità. Sì, Milano è il centro della pubblicità, mentre Roma è il centro del cinema. E a proposito di cinema, ti voglio dire che io in questi 4 anni che sono stato fermo con il film, ho fatto l'attore. Ma c'hai la faccia per l'attore però? Un attore un po' come De Niro. Ho fatto la partecipazione, è stata la partecipazione all'Omicidio all'Italiana con Maccio Capatonda e con Ivo Avido. Ho fatto il regista della Ferilli. Poi ho fatto una partecipazione a una. Non mi ricordo come si chiama il titolo, adesso Davide Cavuti si incavolerà, non vuol dire. Tutta gente che io ho avuto qua, sì, Capatonda, che Ivo Avido, che Davide un'avventura Cavuti. Romantica si chiama, sono Davide poi sì, di telefono. Sì, esatto. Un'avventura romantica con Davide Cavuti che è regista, con Michele Placido, Edoardo Siravo, Lino Guanciale, eccetera, eccetera. Io facevo il cafone di casa Cicognini, che sarebbe poi quello che ha fatto le musiche per. Di Carlo Cicognini, che era il musicista dei film di Vittorio De Sica. Poi ho fatto Humanism con Glauco Della Sciucca, che è un altro regista locale, che comunque si espande a livello internazionale, Glauco, perché Humanism è un film prodotto per una casa di produzione di Paul McCartney. Quindi in bianco e nero, il 30 maggio verrà presentato al Teatro Massimo, ci saremo tutti quanti. E poi un'altra partecipazione, è stata la prima partecipazione su un altro film, mini film, Punti di vista con Matteo Branciamore, di Pierluigi Di Lallo, un regista abruzzese di Rocca San Giovanni, che è stato il primo che mi ha dato la possibilità di fare Macchina da presa. Ti devo dire la verità. Il primo film, questo punto di vista, per me è stato come... ero molto impacciato, stranamente, perché io poi, avendo fatto 20 anni di televisione con Vincenzo, davanti alla telecamera, non ero impacciato. Però dopo 20 anni che non la fai più, un po' ti manca, ti impacci. E quindi, comunque, lui mi ha dato la possibilità di fare questo film e dopo, da quel momento in poi, qualche piccola partecipazione l'ho fatta. Ma non è chiaramente il mio lavoro. Senti, ma di tutte queste cose che hai fatto, quella che ti è piaciuta di più? Qual è quella che mi ha appassionato di più? Sì, che ti rappresenta. Quella che mi ha appassionato di più. Intendi dire film? Sì. Allora, come film, quella che mi è piaciuta di più, stranissima, è stata Apocalippo. No, Apocalipto, Apocalippo, quella mia. Perché ho dovuto fare una storia completamente differente da quella che era, dalla civiltà dei Maya in cui era stata sviluppata la storia. Io l'ho dovuta cambiare completamente. Lì c'è veramente un lavoraccio immenso, quello che stiamo vedendo. Perché, per esempio, per farti capire, questi pezzi che vediamo non sono del film Apocalipto, ma sono del film Diamond, quello con Leonardo DiCaprio. Un pezzo l'ho preso da quello, un pezzo l'ho preso da un altro film con Kim Rossi Stewart, Ultimo, e l'altro pezzo, ecco, quest'altro è stato preso da Ultimo, e questo invece è Apocalipto. Per creare la macchina che arrivava, che viaggiava, che poi alla fine loro si ritrovano dentro al Bosco di Sant'Antonio,
i cinghiali, non so se tu l'hai vista questa cosa qui. L'ho vista. E per fare questa cosa qui ho dovuto creare questo pezzo che portava direttamente a immaginare che questi quattro amici si trovassero dentro al bosco di Sant'Antonio a cacciare cinghiali. La storia è quella poi. Questo è quello che... Quello con cui, per cui ho lavorato di più, per cui mi sono appassionato di più e che non ha avuto tanto successo come gli altri. Pensa un po' tu. Cioè, solitamente quello per cui... Chi ha avuto più successo? Troy. Ma perché Troy, secondo me, ha avuto successo perché esiste il DVD. Quindi la gente se l'è visto, se l'è rivisto, se l'è continuato a rivedere. Comunque il cinema è stata una cosa... Sì, è stato un successo. Esilarante. Sì. Strapieno. Sì. C'è gente in piedi. Ma tu pensa un po' che una volta ad Ortona, la prima volta che mandavo il film a Ortona, al teatro di Ortona, ho dovuto fermare il film e pregare la gente di non ridere su tutte le battute, altrimenti perdevano quelle successive. Vero. Sì, perché poi alla fine, cioè, il film poi lo devi rivedere 3 volte perché ti perdi magari la battuta successiva. Perché una cosa che mi contraddistingue è il fatto che io, cioè, per me... La gente deve ridere in continuazione, cioè non deve avere un attimo di respiro. Il cabaret, il film comico, se si chiama comico è perché la gente deve uscire con il mal di stomaco per il troppo ridere, perché non la comicità è quella. Non è facile, però... Che far ridere non è facile. Sì, lo so che non è facile, lo dice a un comico che tutti i giorni lavora su queste cose. Ci sono dei meccanismi che per me... Io penso che facciano ridere, li provo, non fanno ridere. Cose che invece penso che non facciano ridere assolutamente, fanno sbellicare le persone. Questo a distanza di 30 anni dall'inizio del mio lavoro, sono meccanismi che io ancora capisco. Perché però è un po' il bello anche. Sì, è il bello di questa cosa. È il bello perché non è scontato nulla. No, assolutamente mai. Perché io non lavoro su copione. Sui film non lavoro assolutamente su copione, vedo, penso e agisco. Sugli spettacoli sì, ma sugli spettacoli ormai, cioè, sai bene o male cosa far ridere e vai a battere lì. Hai mai pensato, con questa idea di fare il doppiatore per questi film, di proporti ad un pubblico diverso, più ampio, andare... Come no, ma se tu ci fai caso, i film da me doppiati non sono doppiati in dialetto strettissimo, sono doppiati tranne alcune cose, ma proprio non c'è una terminologia strettamente abruzzese, è una terminologia abruzzese ma che si comprende comunque. Infatti io capisco tutto. Tu che sei di Milano, ho capito tutto. Certo, è chiaro che sono tanti anni che stai qui. Però l'abruzzese, se vuoi parlare abruzzese, basta fare troncare le ultime parole all'incirca. L'abruzzese è quello, non è così difficile come magari può essere il Milano. Certo, lo stretto è stretto, io non doppio in dialetto stretto. Ma beh, i dialetti sono tutti facili, comprensibili, se uno vuole renderli facili, comprensibili. Perché i dialetti stretti, qualsiasi dialetto stretto, non è si incomprensibile. Capisce, assolutamente. Per chiunque. Assolutamente. Tu hai questa capacità di far ridere tutti, perché non rideva l'abruzzese, ridevano tutti. Cioè sì. Questa è un... Oddio, non tutti, non pensare, perché io ho avuto anche delle persone che mi hanno criticato. Che non hanno riso? Assolutamente no, no, che si sono arrabbiate. Ah. Io ho avuto un professore che mi ha fermato in un noto centro commerciale. Mi ha aspettato che io finissi di parlare con un'altra persona, mi ha detto: scusi, devo dirle una cosa. Prego, mi dica. Lei, come le è venuto in mente? Lei sta rovinando i miei ragazzi. Mi sento, che ho fatto? Lei ha doppiato Troy. Ho fatto, sì, lei ha rovinato Troy. Allora, siccome, torno a dire, laddove tu rovini una cosa e la rendi ridicola, è un conto, ma lì dove tu non la rendi ridicola, ma la rendi abruzzese, la rendi comica, fai passare un personaggio dalla mitologia all'abruzzesità. E alla comicità. E alla comicità. Innanzitutto, io gli ho detto, guardi, io ho aiutato anche parecchia gente che non conosceva assolutamente la storia dell'Iliade a comprenderla, anche meglio, perché comunque se lei l'ha visto mai il film? No. Ecco, certo. Lo prenda. E gli ho regalato il film. Gli ho dato anche il mio numero telefonico, dopo che l'ho visto mi chiami.
per dire se le è piaciuto. Non mi ha chiamato. Evidentemente l'avrà cestinato. Qui sono i pregiudizi poi. No, vabbè, ma io per carità rispetto tutti, perché io faccio un lavoro che è questo. Cioè, i professori sono professori, però se si sta un pochettino sopra, Fiorello anni fa cantava delle poesie di Carducci per far comprendere meglio la poesia, ha fatto delle canzoni con le poesie, quindi la cosa migliore che c'è è proprio mettere nell'arte le cose che sono un po' patatose, forse si comprendono meglio. I ragazzi oggi come oggi hanno bisogno anche di queste cose qua, si distraggono troppo altrimenti. Ecco, sulla parola ragazzi, tu hai due figli. Sì, due figli, una maschio e una femmina, anzi una femmina e un maschio, perché c'è prima Chiara che ha 27 anni e poi Alessio che ne ha 23. Cosa dicono quando... Ma loro sono assolutamente miei tifosi, perché sono tutti e due studenti universitari, e bravissimi, bellissimi, sono i miei figli. Certo, bello papà. Fanno il tipo per me, fanno il tipo per me, assolutamente. Ma sono contenti di questa assolutamente cosa? Assolutamente sì, sono venuti anche, vengono, mi danno una mano, sono due ragazzi d'oro. Senti, quindi adesso ci aspettiamo a breve Rambo. Rambo, a breve, vediamo un po', perché io poi vado molto a... Io non faccio le cose per forza, non mi piace fare le cose per forza. Quando sono costretto a fare le cose non le faccio male, quindi però arriverà. Purtroppo la notorietà un po' ti richiede. Sì, richiede il questo. Il fatto che... fatto una cosa che è piaciuta, sì. Devi farne un'altra, sì, poi un'altra, sì. Ancora. L'ho fatto per 8 anni di seguito. Poi sei diventato ricco e hai detto no, bravo, io lo smette quando c'è, no, quando no, uno dice vabbè, no, non ho sono smesso. Ricco, sto bene. Non ho smesso, non ho smesso, anche perché poi, cioè, non come fai a togliere l'abitudine di fare una cosa? No, è che io, come ho già detto, ne doppio 3-4, ne apro 3-4. Io ho aperto Hercules, ho aperto Bastardi senza gloria, ho aperto Rambo, ho aperto Odissea, ho aperto Mission Impossible, ma non le ho chiuse. Quando l'avevo fatto con Biancaneve, 300 e altri due film, e Apocalipto, alla fine li ho chiusi. Cioè, perché io faccio poi degli spettacoli certe volte, la notte degli Oscar, dove ci sono 4 spezzoni di film che ho iniziato. Quelli dove la gente ride di più, questo va bene. E allora finisco con questo qui. Scusatemi. Marco, mezz'ora è terminata. Sì, è finita già. È finita già. Passa il tempo in una maniera terribile. È incredibile. Rinnoviamo ancora, sì, l'invito, sì, a, per chi volesse. Sì. 300 e mezzo. 300 e mezzo tramite la tua mail. Film intero di 60 minuti. marcopapamail@gmail.com. Vi mandiamo tutte le informazioni necessarie per acquistarlo. E niente, basta così. Marco. Riccardo. Grazie. Grazie a te per avermi invitato. Un grazie a tutti i telespettatori, che ne saranno tantissimi. Anche questa puntata di Riconosciamola è terminata. Col mio amico Andrea Del Rosso. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Avrei bisogno di certezze anch'io, per regalarti quello che vuoi tu. Quello che ho fatto lo sa solo Dio. Se ho già tradito non lo faccio più. Se non è facile che a questa età si perde il senso della fantasia, la convinzione che la libertà non sia soltanto un'altra malattia. Sarebbe stupido cambiare idea, far finta che non ci cerchiamo più, poi ritrovarsi dentro una bugia che hai raccontato per non stare giù. Certo a qualcosa se non c'era, alcuni amici se ne andranno via, ma forse questo lo sapevi già. Se poi ti accorgi che hai trovato la felicità, ora che ho te, non voglio perdere nemmeno un attimo un amore che mi faccia vivere. Ora che ho te, io non conosco più il dolore, un battito del cuore che brucia dentro di me.